Come abbiamo già detto nei video precedenti, soltanto le forze conservative ammettono l'esistenza dell'energia potenziale. La forza d'attrito, non essendo conservativa, non ammette l'esistenza dell'energia potenziale, quindi non esiste una energia potenziale dell'attrito, mentre invece esistono le energie potenziali della forza di gravità, perché è conservativa, della forza elastica, perché è conservativa, esiste l'energia potenziale della forza elettrostatica, che è conservativa, e così via. Qui spieghiamo meglio perché non esiste invece l'energia potenziale dell'attrito. Immaginiamo che esista. Allora, per calcolare il lavoro che fa la forza d'attrito su un oggetto che si sposta da un punto A a un punto B, si dovrebbe utilizzare una formula come questa: l'energia potenziale dell'attrito calcolata all'inizio meno quella calcolata nel punto finale. Ma se esistesse una formula così, significherebbe che il lavoro della forza d'attrito non dipenderebbe dal percorso. Infatti il percorso in questa formula non è specificato, vuol dire che non è importante. Qualunque percorso si scelga per portare questo oggetto da A a B, quindi il percorso 1 oppure il percorso 2 o qualsiasi altro, qualunque percorso dovrebbe essere indifferente. Ma invece la forza d'attrito ha come proprietà che il suo lavoro dipende invece dal percorso, quindi non si può calcolare con una formula che non specifica il percorso, perché il percorso conta. Quindi è per questo motivo che le forze non conservative, quelle che hanno un lavoro, che fanno un lavoro dipendente dal percorso, non possono ammettere l'energia potenziale, perché in una formula così il percorso non conterebbe, non è specificato, invece deve contare il percorso per le forze non conservative. Quindi non può esistere l'energia potenziale dell'attrito e non può esistere una formula come questa per calcolare il lavoro dell'attrito. Nel prossimo video calcoleremo il lavoro che fa la forza d'attrito su un comodino che si sposta, che viene spostato da questa posizione a quest'altra, questa è una stanza vista dall'alto, lungo il percorso 1 oppure lungo il percorso 2, cioè facendo il giro della stanza.